Ragazzi, giocatori di Minecraft, bentornati nella vanilla hardcore di bella faccia, nella nuovissima vanilla hardcore. Il gran ritorno vi è piaciuto tantissimo, io sono super 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 contento e quindi vi chiedo subito un mega mi piace a questo video, ok? Allora, mi sono reso conto che tutto l'episodio scorso l'ho fatto avendo una texture pack che in pratica mi dava tipo visione notturna. Ok, diciamo che c'è stata perché si è visto tutto lo splendore delle nuove caverne. Qua c'è anche un diamante che prendiamo. Però adesso la voglio togliere. La voglio togliere perché così è molto più realistico, perché è troppo luminoso. Cioè, guardate, vi faccio vedere adesso. Guardate, vi faccio vedere adesso. Pacchetto di risorse, togliamo questa. Ok, vi faccio vedere quanto si vede buio adesso. Oh mio Dio, è iper tenebroso. Però ce la giochiamo così adesso, eh? Non lo so, fatemi sapere, vi piace di più che si vede tutto oppure un po' semibuio così? Che cos'è là sotto? Redstone. Ok, ricapitolando, abbiamo trovato questa fantastica miniera e nel primo episodio avevo detto va a finire che trovi diamanti, e infatti è successo così. E io ho già l'inventario pieno. Cosa buttiamo? Le cose in pietra, direi. Ok, chi ritroverà quelle cose in pietra, io sarò passato di qua, eh. Ok, diamanti. Oh sì, più di uno. Dai, tre. Dai, per un piccone. Due. Ti prego ancora. Ti prego ancora. Ti prego, per favore. Ancora. No, sono finiti, ragazzi. Ok, però molto buono. Abbiamo già trovato due diamantini. Ciao, Axelot. Ne ho già preso uno di Axelot. Non ho nemmeno il secchio, fantastico. Comunque sia incredibile. Cioè, siamo tornati nella vanilla hardcore, ragazzi. E qua non si capisce niente. Siamo in mezzo alla giungla. Allora, io direi di tornare in superficie. Mamma mia, ma ci sono un sacco di minerali. Io direi di tornare in superficie perché è arrivato il momento. Vieni qui, oro. È arrivato il momento di farci la nostra casina. Ok, da qui ci sono già passato uno zombie. Ok, giocare con tutto questo buio è molto più difficile. Beccati questo zombie, vattene via. Degli stivali. Non ci credo, mi servivano. Ho sentito un altro zombie, t'ho visto che sei lì, eh. Allora, mi servivano degli stivaletti. Ah, così sono al caldo. Allora, mi piacciono tantissimo anche questi fiorellini. Ok, preso. Mi piacciono tanto e ci creeremo sicuramente un passaggio bellissimo. Ma guardate che roba. Ok, allora, torniamocene su. È proprio da qua che sono passato. Ok, devo stare molto attento. Cibo. Non abbiamo più cibo. Cioè, vuoi dirmi che non abbiamo più cibo? Fantastico, non poteva andare meglio di così, eh? Vi avevo promesso, comunque sia, che avrei fatto pochissime cose off camera. Non voglio far troppe cose, diciamo, senza registrare, perché voglio far tutto insieme a voi. Così vi godete tutta la vanilla hardcore. Oh, che bello. Basta però prendere i minerali. Bella faccia, hai rotto le scatole. Ok, allora, torniamosene di sopra. Devo spaccare i blocchi per tornare su perché ho l'inventario pieno, ragazzi, e non voglio buttar via nulla. Allora, ciao Lava, come stai? Tutto bene? Allora, qua c'erano dei mostri l'ultima volta. Ok, perfetto, siamo tornati su. E c'è anche la notte, che bello, eh. Io avrei bisogno però di un letto dove dormire, però avrei bisogno anche del cibo, comunque sia. Un'altra caverna, ma è piena di caverne qua, ragazzi. Allora, direi di fare un altro po' di zuppetta di funghi, adesso che abbiamo la nostra super ascia. Oh, che bello. Allora, non so dove fare la casina, perché nella vanilla hardcore avevo fatto tutta la base. Avevo fatto tutta la base nel mare, nell'oceano. Direi che possiamo farla, non lo so, o in pianura o nelle nuvole o nel deserto. No, nel deserto che... Ma perché nel deserto? Però sarebbe una bella sfida, nel deserto. Ok, zuppa di funghi. Non ho più spazio, ragazzi. Cioè, non ho più spazio per niente. Devo fare attenzione ai creeper vaganti, perché potrebbero uccidermi in men che non si dica. Allora, il bambù, vabbè, il bambù. Le canne da zucchero non le ho prese. Stanno arrivando gli zombie. Cosa posso buttare? Non posso buttare niente. Ho l'inventario pieno, non vedo l'ora di sistemarmi. Odio essere nomade. Odio essere nomade, ragazzi. Allora, vediamo, cosa posso buttare?
cosa posso buttare? Vediamo, questo si può trasformare qua. Ok, oh, un affogato al cioccolato. Da quanto tempo? Guarda, mi avete così rotto le scatole nella vecchia Vanilla Hardcore che non ho più voglia di vedervi. Infatti andrò più lontano possibile dal mare questa volta. Guardate, veramente in una giungla voglio fare la base. Ecco, dovevo scegliere veramente una giornata fantastica per cercare casa, eh? Toglietevi dalle scatole. Allora, pecori, ci sono i pecorini. I pecorini, mi servirebbe letto solamente per dormire. Oh, cosa spingi? Pecoro, pecorino, dammi tutte le cose. Allora, cesoie, vabbè, intanto le cesoie le buttiamo via un attimo. No, però che cavolo, le cesoie, vabbè. La redstone a che mi serve? No, però potrebbe servirmi il rosaio. Dai, il rosaio non mi serve a niente adesso. Pecori, avevo visto un altro pecorino. Voglio fare il formaggio caprese, venite qua, ho bisogno del letto, ho bisogno del letto, dammi la lana. Ok, due di lana, ed ecco qua l'ultima pecorina per il primo letto della vanilla. Oh, ragnaccio, che cavolo, ma perché dovevo venire qua di notte? Aio, scheletraccio. Ok, vedo qualcosa lì. Ok, ci sono delle zucche. Pensavo di meglio, eh. Che montagna enorme. Una bella casa dentro una montagna? No, mi sa che è esagerato, eh. Sarebbe bello farsi la casa, ragazzi, dentro un avamposto degli illager. Quanto sarebbe bello. Quasi quasi ci facciamo una barca. Sì, ma non ho più spazio nell'inventario. Ci vorrebbe una sacchetta. Come si facevano quelle sacchette? Non mi ricordo, vediamo. Sacchetta. No, non posso crearla. Guardate qua che bello. Tutto circondato dal mare. Un piccolo isolotto e la terraferma tutta ai lati. Ok, abbiamo trovato finalmente dove fare la casa. Allora, devo aspettare che la luna vada giù. Però non ci sono alberi, cavolo. Ah, sono laggiù. Dovrò fare un po' di strada per degli alberi, eh. Ok, possiamo piazzarci qua, ragazzi. Che bello. Il primo albero tagliato. Oh, un nano infernale. No, nano infernale, vattene. Oh, se n'è andato. Ma che? Ma perché? No, creeper, non iniziare a rompere le scatole. No, per favore. Per favore no. Per favore no, ho poca vita, eh. Ho poca vita, non rompete le scatole. Show, vade retro. Vade retro, creeper. Via, show. Mamma mia, dovevate proprio rompere le scatole. Me lo fate sudare questo posto, cavolo. Via, show. Oh mio Dio, sa una spada quello. No, sciò, via, vattene, cavolo, se mi colpisce sono spazzato, eh. Ok, ci siamo, allora, devo subito curarmi, ragno, mi rompi le scatole, basta, mamma mia, me lo fate proprio sudare questo posto, eh. Ok, allora, velocissimo, prendiamo la legna, prendi la legna, raffiniamola, raffinata, ci facciamo una crafting, ok, fatta, crafting, vai. Ci prendiamo, devo far tutto veloce perché ho paura di rimetterci le penne. Ok, ci facciamo un baule. Ci mettiamo tutto qua dentro. La pietra non ce l'ho, fantastico. Non vedevo l'ora di non avere la pietra, eh. Ok, perfetto. Abbiamo la carne, scaviamo un pochettino di pietra. Allora, piccone dove l'ho messo? Qua, mamma mia. Ho paurissima, ragazzi, perché ho poca vita. Devo sbrigarmi. Zitto e scava, prendi la pietra, stai zitto e scava, altrimenti i creeper ti fanno saltare in aria. Allora, abbiamo preso abbastanza pietra, credo. Sì, ce ne abbiamo abbastanza. Torniamocene di sopra. Sentito un rumore. Era un maiale. Ok, c'ho anche gli animali vicino a casa. È un buon segno, eh. Ok, allora, fornacina. Vai. Fornacina. Iniziamo a cuocere tutto. La carne, che è la cosa che ci interessa di più. Devo dire, mi piace un sacco questo posticino. È tutto pianeggiante. C'è un pochettino di lago. Oh, là ci sono i girasoli, guardate quanti. E io non ho più fame, sto morendo di fame. Allora, carne d'ovina cotta. Ottimo. Potevo farmi anche un bello stufato di funghi. No, li ho buttati via, cavolo. Carne di ovina. Ciao, maiale. Vuoi finire anche tu qua dentro? Presto ci finirai. Allora, mettiamo giù tutte le cose che abbiamo preso. Metti giù. Abbiamo preso un sacco di cose in quella caverna, comunque sia. Sono ultra contento. Ok, allora, vediamo. Cosa possiamo creare? Direi del ferro. Vediamo, ferro. Ci facciamo subito la corazza in ferro.
direi di fare un accampamento. Ci vuole la casa, la prima casina della Vanilla Hardcore, eh? Ok, il cibo ce l'abbiamo. Vediamo, andiamo intanto che cuoce a raccogliere un pochettino di legna. Sì, devo dire, sono stato un pochettino sfortunato perché qua non ci sono gli alberi. Però rimediamo subito, arboscello, piantiamo. Ok, allora, mi piace un sacco quella montagna lì. E vediamo, che altro possiamo fare? Potremmo farci una spada, no, però i diamanti li tengo. Prendiamo delle cesoie, ok. Le canne da zucchero intanto le piantiamo perché così almeno poi più avanti ne prendiamo un pochettino di più. Ok, piantate. Poi che altro possiamo fare? Vediamo, andiamo a prendere del legno perché ci serve. Allora, vediamo. Però... ah, ma solo usa un pochettino in ferro, mi ero già dimenticato. Ci facciamo l'elmo in ferro, così Kendall è contento. Ci facciamo gli stivaletti che ancora non possiamo. Io direi anche un'altra fornace. Non abbiamo la pietra. Che cavolo, devi andartene a raccogliere un altro po', eh. È subito qui, per fortuna. Anche il rame, eh? Il rame ne abbiamo un sacco. Allora, carbone e carbone ne abbiamo poco. Allora, ci facciamo anche dei secchi, perché voglio subito prendere l'acqua. Vai, dei bei secchielli. Secchio, vai e andiamo. Ok, andiamo a prendere, non ho il cibo comunque sia, eh. Andiamo a prendere un po' di alberi. Vediamo, là ci sono delle pecore. Un alveare, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. C'è l'alveare, intanto mi prendo dell'acqua. Oh mamma mia, ma guardate che roba. Se con questa 1.18, ragazzi, anche le caverne sottomarine sono gigantesche. Cioè, guardate che roba, fanno un sacco paura. Mamma mia, girasoli, che bello. Ci facciamo già il giallo, sì sì. Oh, zucche, salve. Fortuna che trovare una zucca è più raro di un diamante, eh? Minecraft. Ok, devo dire, abbiamo giallo, colorante giallo infinito. Oh mamma mia, ma che è? Ci sono caverne strambe ovunque, eh? Ciao Api, avete del favo? C'è del favo qua? No, ancora no. Allora, cavalli, belli, belli quei cavallini, eh. Sono finiti in un posticino veramente carino qua, eh. Ok, api, continuate a produrre il miele che mi serve. Intanto mi prendo degli alberi, ho visto qualcosa. Oh, dell'oro, dell'ossidiana. No, vabbè, cioè vuoi dire che in questo episodio già abbiamo trovato l'ossidiana. Togliti, maialino, maialetto. Allora, vediamo, andiamo subito da quella parte. Sì, un portale, fantastico. Allora, ci dovrebbe essere anche una bella cesta là, eh. Sarebbe bello trovare un villaggio qua nelle vicinanze, ma mi sa che è molto lontano, eh. Allora, vediamo. Portalino nederino. Ok. Ok, per ora è tutto tranquillo. Magma block gratis, netherrack. Vabbè, ma abbiamo già l'ossidiana qua. Salve, Salvino. Dov'è la cesta? No, la cesta, eccola. Ok, carote d'oro. Ottimo. Selce. Vabbè, potevi darmi qualcosa di meglio, eh. Corazza d'oro con maledizione della scomparsa. Wow, maledizione del legame. Pepita d'oro. È un po' schifus, eh. Potevi darmi qualcosa di meglio. Almeno là c'è l'oro, dai. Pigliamoci quell'oro. Io mi prendo i magma block, mi piacciono. Mi faccio delle difese almeno. Allora, ossidiana, non possiamo prenderla. Qua sotto non c'è nient'altro? No. Allora, andiamo avanti e prendiamo altri tronchi. C'è qualcos'altro qua nelle vicine. Oh, cavolo, se casco in un burrone è finita, eh. Oh, ecco, parli del burrone. Che c'è là sotto? Cosa c'è? Niente. Ok, sono finiti in un posticino molto tranquillo e devo stare attento dove metto i piedi. Allora, ecco cosa stavo per dire, cosa ho detto. Cioè, guardate che precipizio. Allora, qua ci sono delle mucche. Le potrei portare a casa. Oh mio Dio. Oh! Oh! Una caverna! Una miniera! No! Ma così vicino a casa? No, vabbè, ragazzi, ma ste nuove miniere sono illegali. Ok, là c'è la casina. Andiamo. Casa, poi, fra virgolette. Allora, eccoci qua. Oro, ferro. Vediamo, possiamo fare qualcosa di carino? Vediamo.
tramozza, un bel niente possiamo fare. Allora, ho preso mica tanto, ho preso poco, poco legno, non ce n'è abbastanza. Allora, vediamo, cuociamo queste cose che non mi interessano a nulla. Poi mettiamo su tutto, che già sono pieno. Allora, blocchi d'oro, li smezziamo. Ok, potrei già fare una mela, non ce l'abbiamo. Mettiamo su tutto, metti tutto giù. Allora, questa casa, dove la facciamo? Dove la facciamo sta casina? Nel centro? La facciamo proprio qua nel centro? Però dobbiamo spianare bella faccia. Dobbiamo spianare un pochettino perché così non si capisce niente. E via che si rompe già la prima pala! Auguri, auguri a famiglia, amici! Dobbiamo farne un'altra. Allora, vai, vai con la prossima. Sta arrivando anche la notte. Io però avrei da fare il letto, quindi grazie mille. Un bel letto giallo anche, gentilmente offerto dai girasoli. Grazie girasoli, vi voglio benissimo. Ok, wow. Ciao maialino, che ti guardi? Ok, allora spianiamo tutta questa parte, perché voglio fare la casa qua nel mezzo. Però voglio fare una vanilla stravagante, ragazzi. Cioè, questa volta voglio fare delle costruzioni, cioè veramente ultra stravaganti. Lì comunque c'era del carbone che mi serve. Sì, se lo sotterri, certo che non è che diventa utile così, Voglio farmi il canocchiale, però devo cuocere il rame, ovviamente. Allora, grazie Pepita. Poi che altro possiamo fare di bello? Vediamo. Lo scudo, la bussola, una bella bussola. 1, 2, 3, 4. Ok, una bella bussola. Fammi la bussola, ok. Poi che altro possiamo fare di bello? Vediamo. Quello no, quello no. Fuoco no, che ci serve? Quello no. Come si chiama quel coso che posso col tasto destro sulla bussola? Non mi viene il nome, come si chiama? Cavolo. Non mi viene il nome. Il compasso lì, come no, come si chiama? Mi sa che no, non si chiama così. Ok, parafulmine potremmo fare. Dammi questo. Canocchiale, anche se abbiamo l'Optifine che ci serve. Cosa cambia? Ah, vedo più vicino. È molto più zoomato che l'Optifine. E poi un vero pirata, ha questo binocolo, proprio così, questo canocchiale. Poi che altro possiamo fare? Vediamo. Qualcosa di carino da fare? Rame, no, ce l'abbiamo. Quello no. Tagliapietre. Tagliapietre? No, che serve il tagliapietre? Questo no, quest'altro no, ok. Devo dire, abbiamo già fatto tanti progressi. Abbiamo trovato una miniera incredibile. Cioè addirittura i diamanti, un sacco di cose abbiamo trovato. Le miniere più grandi di Minecraft ci sono qua. Abbiamo già trovato questo posticino dove ben presto faremo la nostra incredibile casa gigante. Proprio qua, la voglio fare nel centro. E tutti intorno voglio farci delle bellissime costruzioni. Ragazzi, per questo video della Vanilla Hardcore è tutto. Spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa possiamo fare in un prossimo video. Sto cercando di fare tutte le cose insieme a voi. Non voglio fare nulla off camera, voglio che si veda tutto. Che belle le porte così. Sono diverse. No, così sono uguali, sono diverse solo nell'inventario. Quindi da me è tutto, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!